Bentrovati con le news di sport di ATV Marche, edizione che apriamo parlando di calcio con tanta Serie C in primo piano perché si è chiuso ieri il 14° turno con la sconfitta che sa di beffa casalinga della Vispesaro, rimontata dalla Torres che vince 2-1 in pieno recupero. L'illusione dura poco, più di un'ora, poi all'ultimo la beffa. In casa contro la Torres, la Vispesaro rimedia la seconda sconfitta consecutiva e dire che la partita era iniziata pure bene per i marchigiani. Il 23° di Paola va in contropiede e allarga per De Vrijs, il cui tiro cross viene intercettato da Zaccagno. Pochi minuti dopo, occasione per i sardi. Fischnaller trova in area Liviero che calcia con il mancino, ma Polverino dice di no. Alla mezz'ora il vantaggio biancorosso. Nina raccoglie un pallone vagante in area e con l'interno destro pesca l'incrocio sul secondo palo. Ancora pochi secondi e De Vrijs va vicino al raddoppio con un sinistro rasoterra parato da Zaccagno. A metà del secondo tempo arriva il pareggio degli ospiti. Goglino crossa da sinistra, Fischnaller sovrasta Mattioli e batte Polverino che riesce solo a sfiorare. La Vis prova a crederci ancora. A un quarto d'ora dal 90° Di Paola aggancia bene in area, ma la sua conclusione sul primo palo trova pronto Zaccagno. All'ultimo minuto del recupero però è la Torres a festeggiare. Giorico trova un corridoio per Fischnaller che incrocia di prima intenzione e fa 2-1. E tornando invece con un passo indietro, quello che è successo nel derby di sabato al Del Conero tra Ancona e Recanatese con la vittoria dei Dorici, il protagonista di quella partita è stato l'attaccante biancorosso Spagnoli, autore appunto dei due gol che hanno regalato i tre punti a Colavito. Sentiamo. Fare gol ti porta entusiasmo e consapevolezza, quindi la stagione scorsa mi è servita per prendere un po' più di fiducia, diciamo. E le capacità le ho sempre avute, poi bisogna avere le occasioni, ci sono dei momenti in cui ne hai poche, devi sfruttarle, dei momenti in cui partite in cui ne hai di più e magari sprechi. Oggi non sono contento di tutti i palloni che ho toccato, ma sono molto autocritico, quindi però è una mia caratteristica, me la porterò sempre dietro e potrò fare magari qualche assist, qualche ultimo passaggio, mi ricordo bene il secondo tempo, qualche occasione un po' sfruttata un po' male, però poi ho fatto gol, ho trovato entusiasmo. Il rigore mi ha chiesto Cioffi di batterlo, poi c'è stato uno sguardo con Palucci, ho detto no, voglio fare doppietta perché me la sentivo, perché ho ricevuto un audio ieri sera in cui mi è stato detto, mi è stato pronosticato questa doppietta, e quindi da chi? Possibile? Da un amico di Pellizzari, un audio di mercoledì sera mi sembra. Ieri sera l'ho letto, eri mi arrivato alle 11 e sono cose che ti fanno venire un po', dai, diciamo, particolari, quindi ho detto in quel momento ti prendo la palla e lo calcio io. Momento critico in casa fermana che reduce dalla sconfitta in casa per 3-2 con l'Arezzo, ma soprattutto le ammissioni del direttore sportivo gialloblu. Non riesce la squadra di Protti a fare punti, sentiamo. Abbiamo deciso come società di non stare a commentare questa gara, perché in questo momento credo che il problema della partita sia relativo. Credo che si stia creando un clima non simpatico. Vogliamo lasciare fuori la squadra, l'allenatore, perché noi ancora, anche se sembrano cose difficili, impossibili, ci vogliamo credere. Ci dispiace, ci scusiamo se non riusciamo a fare quello che sul campo secondo me potremmo fare, e anche oggi purtroppo non siamo riusciti a fare dei punti. Abbiamo deciso di evitare di esporre ulteriormente sia il mister, perché sta lavorando duro, e i giocatori, che non è sicuramente un momento neanche semplice per loro. Quindi io voglio ribadire il fatto che noi ci scusiamo del fatto che non riusciamo in questo momento a dare un minimo di soddisfazione a questa gente che ci viene a vedere, che ci segue, che tifa per noi, e questo ci dispiace, però indubbiamente non riusciamo a far di meglio, perché altrimenti non sarebbe così, insomma, ecco.
Questa è la classifica aggiornata intanto del girone B con i 33 punti di Cesena e Torres che guidano la classifica, settimo posto per l'area canatese con 21 a pari merito con Pescara e Pineto, decimo per l'Ancona che invece di punti ne ha 19, ferme nelle rispettive posizioni la Vispesaro a quota 12 insieme a Sestri e Spalla e la Fermana che chiude la classifica a quota 7. Domani sera invece tocca la Lube Champions League, siamo al volley, torna la Champions appunto con Civitanova che affronta la formazione della Arcada Galati con diretta su DAZN e quindi il primo incrocio diciamo della competizione massima competizione europea per una Lube che reduce dalla vittoria in trasferta di domenica nel Tabù di Modena. Sentiamo i commenti nel dopopartita di coach Blengini e Lagungia. Tre punti importanti per la classifica, tre punti importanti su un campo che non presentiamo, che conosciamo benissimo, è inutile aggiungere a quella che è la storia, no, di questo campo qua, di questo pubblico, di questa squadra, di questa società. E stiamo cercando, no, stiamo lavorando sull'idea di provare a dare continuità non solo al gioco, noi abbiamo fatto partite importanti anche già inizio stagione, quindi siamo in grado, abbiamo visto che siamo in grado di giocare a un certo livello, però questo campionato richiede anche molta intensità dal punto di vista mentale, dell'approccio, dell'atteggiamento, del riuscire a stare in campo nell'alternanza di momenti che presenta una partita con la stessa intensità. Credo stasera l'abbiamo fatto, abbiamo iniziato bene, non abbiamo abbassato quando magari si poteva magari rischiare di tirare un po' il fiato e quindi è una partita importante anche da questo punto di vista e siamo contenti. È sempre bello tornare qua, anche oggi che quando sono così tanti tifosi, non so, 5-6 mila, ecco, che tifano contro di te, un po' difficile, però portare questi tre punti a nostra casa è importante per la nostra classifica in Superlega. Dopo tre giorni, mercoledì, giochiamo ancora a Champions contro Arcada Galati, se non sbaglio. Volevamo continuare a fare belle cose come abbiamo fatto oggi e voglio ringraziare questi tifosi che è venuto a tifare per noi. E noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito www.tvmarche.it ma anche sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie ovviamente per l'attenzione, l'augurio è di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.